Salve a tutti, oggi andremo a vedere una tipica montatura da punching. Vediamo appunto il necessario che è la nostra treccia o il nostro fluorocarbon di un diametro importante, ovviamente, il nostro piombo da punching, in questo caso abbiamo un piombo da 1,5 oz di casa Evergreen, degli stopper, dei gonnellini in rubber, in questo caso abbiamo dei jackal, ami da flipping ovviamente, e la nostra esca, che in questo caso avremo i fact flop claw da 4 pollici, ma potete mettere qualsiasi tipo di esca voi vogliate. Sarà necessario anche un paio ovviamente di forbici e un accendino. Andiamo a vedere ora il montaggio del tutto. Ovviamente voi avrete la vostra treccia che proverrà dalla vostra canna. Andiamo ad eliminare un pezzettino di treccia in eccesso. Iniziamo con la prima cosa da montare, che è il fly stopper, lo stopper per il nostro piombo. Andiamo quindi ad inserire molto semplicemente. Per poi farlo scorrere. Mi ricordo di bagnare ovviamente un pochino la treccia in modo da poter far scorrere più facilmente per il momento il nostro stopper. Andremo dunque ad inserire il nostro piombo, appunto da 1,5 oz. A questo punto dovremo inserire il nostro gonnellino per una semplice facilità di inserimento, ma potrà essere inserito in questo caso per questo tipo di gonnellino anche in un secondo momento, perché può passare anche attraverso l'amo, appunto. Andiamo a dare vita un pochino al gonnellino perché dentro ai blister comunque si incolla il rubber, tende ad incollarsi un pochino, quindi gli ridiamo un po' vita non tirando troppo perché sennò andremo a strappare inevitabilmente i singoli filamenti. Ok, una volta che il nostro gonnellino è pronto, andremo ora ad inserire la nostra treccia. Allora, alcuni gonnellini hanno il senso di inserimento. In questo caso, se lo andiamo a guardare attentamente, una parte sarà piatta e una parte invece leggermente appuntita, diciamo. Vi consiglio di mettere questa parte sopra in modo da proteggere un po' anche il nodo che andremo poi a fare sul nostro amo da flipping, appunto. Se non vi riesce di inserire in questo modo il gonnellino, utilizzate il vostro, la vostra precedente guida per i fly stopper. Quindi inserite prima il gonnellino in questo modo, scusate, in questo modo. Ok, allargate ovviamente la vostra guida, che non è un'operazione così semplice quanto uno pensa. Ok, andremo a passare la nostra treccia all'interno della nostra guida in questo modo, per poi farlo scorrere ovviamente nel modo più semplice possibile dentro. Ok, adesso siamo al terzo step praticamente, quindi fly stopper, piombo, gonnellino. Ci manca solamente ora di montare l'amo con la classica montatura, ovviamente con il classico nodo da flipping. Il nostro nodo da flipping è molto semplice. Facciamo scorrere per essere più comodi, inseriremo nella parte frontale dell'amo una volta per poi uscire di nuovo. A questo punto avremo
una cappia. Questa cappia vi consiglio di metterla lateralmente all'amo, proprio onde evitare di andare ad interferire con il blocco che c'è sull'amo per la gomma. Quindi lo mettiamo qui lateralmente e tenendo questo laterale potremo ora cominciare a girare il nostro filo intorno all'asse dell'amo. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Allora, generalmente da 5 giri a salire non c'è nessun problema a livello di tenuta, però andremo a fare comunque un numero di giri tale da arrivare fino allo stopper del nostro amo per coprire tutto il nostro amo. A questo punto rinfiliamo all'interno della cappietta di prima. Una volta infilata all'interno, che l'abbiamo messo leggermente in tiro così, non ci resterà che tirare la parte sopra in maniera anche con forza. Ok, vi consiglio ancora una volta di utilizzare in questo caso un paio magari di forbici dove applicare l'amo e lo tenete, perché altrimenti rischiate che l'amo vi parta dalle mani e ve lo piantate nelle carni. A questo punto il nodo è pronto, come potete vedere esce frontalmente, che ci permetterà appunto, quando andremo a ferrare, questo tipo di rotazione per appunto inserirsi sulla parte superiore della bocca. A questo punto non ci basterà semplicemente tagliare la nostra treccia, andare leggermente con l'accendino a sigillare la nostra treccia per fargli fare questo piccolo pallino in modo che non, in qualsiasi caso, non scorra. In nostra montatura è praticamente finita. Ultimo step è quello di aggiungere la nostra esca, ovviamente a scelta. In questo caso io utilizzerò un Flock Glow di casa Evergreen, che verrà ovviamente innescato nello standard classico del flipping, quindi entreremo, usciremo, faremo scorrere fin sopra al blocco dell'esca, come potete vedere adesso è ben visibile, e a questo punto rientreremo in questa posizione. Andremo ora a far scorrere piombo, gonnellino e fly stopper, ovviamente, fino ad arrivare a stoppare il tutto. La nostra montatura da punching è adesso finita e pronta, come vedete, all'utilizzo.